Sulla vetta di un masso roccioso monolitico, così singolare che sembra che una mano di gigante l'abbia distrattamente gettato tra queste colline, sorgono la città e la fortezza di San Leo. Dopo la caduta dell'impero romano, San Leo inizia ad acquistare importanza. Si trova infatti sulla via che i re barbari devono percorrere per raggiungere Roma e la sua inaccessibilità non tarda a divenire una preziosa virtù per questi precari sovrani goti e longobardi, per gli esarchi di Ravenna e infine per i franchi che la donano alla Chiesa, alla quale resterà con pochissime interruzioni fino al 1860. Il santo che aveva eletto la sua dimora in una grotta di questo monte fu seppellito qui. Il 16 aprile 1795 uno straordinario prigioniero giungeva a San Leo dopo che un processo papale l'aveva prima condannato a morte come eretico e aveva poi commutato questa pena nel carcere a vita a causa della enorme popolarità del personaggio. Si trattava di Giuseppe Balsamo, alias Marchese Pellegrino, alias Conte di Fenix, Conte Arab e Marchese d'Anna, alias Alessandro Conte di Cagliostro. Cagliostro fu alchimista, spiritista, mago, indovino, venditore di unguenti per l'eterna giovinezza e creme per le verruche, ciarlatano e, quando la fortuna non gli sorrideva, disinvoltamente prostituiva la moglie giovane e bella per sbarcare il lunario. Nella cagliostrina si poteva entrare solo calandosi da una botola e prendeva luce da un'unica minuscola finestra.